Buonasera a tutti, vogliamo alzarci in piedi stasera e cantare questa prima canzone, Dio è grande. Grande in potenza tu sei, vista ai ciechi tu dai, non c'è un altro come te. Luce nel buio tu sei, vita ai morti tu dai, non c'è un altro come te. Dio è grande, Dio è forte, ben al di sopra di ogni altro. Il Redentore, grande in potenza, sei Dio, grande in potenza tu sei. Vista ai ciechi tu dai, non c'è un altro come tu sei, vita ai morti tu dai, non c'è un altro come te. Dio è grande, Dio è forte, ben al di sopra di ogni altro. Il Redentore, grande in potenza sei Dio. Sei Dio, Dio è grande, Dio è forte, ben al di sopra di ogni altro. Il Redentore, grande in potenza, sei Dio, se Dio è per noi, perché fermarsi ora? Se Dio è con noi, chi sarà contro noi? Se Dio è per noi, perché fermarsi ora? Se Dio è con noi, chi sarà contro noi? Chi sarà contro noi? Dio è grande, Dio è forte, ben al di sopra di ogni altro. Il Redentore, grande in potenza, sei Dio, Dio è grande, Dio è forte, ben al di sopra di ogni altro. Il Redentore, grande in potenza, sei Dio, Dio è grande, Dio è forte, ben al di sopra di ogni altro. Il Redentore, grande in potenza, sei Dio. Bene, buonasera a tutti, grazie al gruppo Lode. Abbiamo voluto iniziare questo culto con un canto perché penso che sia meraviglioso poter iniziare ogni domenica, ogni qualvolta ci incontriamo in chiesa con un canto per innalzare il nostro Dio sopra ogni cosa e prima di ogni cosa. E oltre ai canti è bello anche poter leggere la parola di Dio, penso che sia un'altra delle cose più belle che Dio ci dà da vivere questa vita. E per questa domenica chiamo Alessandra, che lo farà per noi, quindi rimaniamo in piedi, leggiamo dal Salmo 66 e invito Alessandra a leggere per noi. Salmo 66. Fate acclamazione a Dio, voi tutti abitanti della terra. Cantate la gloria del suo nome, onoratelo con la vostra lode. Dite a Dio come son tremende le opere tue. Per la grandezza della tua potenza i tuoi nemici ti aduleranno. Tutta la terra si prostrerà davanti a te e canterà il tuo nome.
Venite e ammirate le opere di Dio. Egli è tremendo nelle sue azioni verso i figli degli uomini. Egli cambiò il mare in terra asciutta. Il popolo passò il fiume a piedi, perciò esultiamo in lui. Egli con la sua potenza domina in eterno, i suoi occhi osservano le nazioni, i ribelli non possono insorgere contro di lui. Benedite il nostro Dio, popoli, e fate risuonare a piena voce la sua lode. Egli ha conservato in vita l'anima nostra e non ha permesso che il nostro piede vacillasse. Poiché tu ci hai messi alla prova, oh Dio, ci hai passati al crogiuolo come l'argento. Ci hai fatti cadere nella rete, hai posto un grave peso ai nostri fianchi, hai fatto cavalcare uomini sul nostro capo. Siamo passati attraverso il fuoco e l'acqua, ma poi ci hai tratti fuori in un luogo di refrigerio. Entrerò nella tua casa con olocausti, adempirò le mie promesse, le promesse che le mie labbra hanno pronunziate, che la mia bocca ha proferite nel momento della difficoltà. Ti offrirò olocausti di bestie grasse e il profumo di montoni, sacrificherò buoi e capri. Venite, ascoltate, voi tutti che temete Dio, io vi racconterò quel che ha fatto per me, quel che ha fatto per l'anima mia. L'invocai con la mia bocca e la mia lingua lo glorificò. Se nel mio cuore avessi tramato il male, il Signore non mi avrebbe ascoltato. Ma Dio ha ascoltato, è stato attento alla voce della mia preghiera. Benedetto sia Dio che non ha respinto la mia preghiera e non mi ha negato la sua grazia. Grazie Alessandra. Vorrei leggere insieme a voi dal versetto 16, perché penso che sia bellissimo quello che dice qui l'autore. Venite e ascoltate, voi tutti che temete Dio. Io vi racconterò quel che ha fatto per l'anima mia. Lo invocai con la mia bocca e la mia lingua lo glorificò. Se nel mio cuore avessi trovato il male, il Signore non mi avrebbe ascoltato, ma Dio ha ascoltato. È stato attento alla voce della mia preghiera. Benedetto sia Dio che non ha respinto la mia preghiera e non mi ha negato la sua grazia. E penso che sia una cosa bellissima questo salmo, perché inizia con una lode collettiva invitando tutta la terra a cantare al Signore, per poi terminare con una lode personale. Quindi c'è anche la lode personale che ognuno di noi può dare a Dio, e chiude con una parola, penso che sia stupenda, come anche la canzone stupenda, parola grazia. E penso che sia uno dei temi più belli della Bibbia, che troviamo anche nella Bibbia, il termine grazia. La grazia che noi conosciamo è la grazia della salvezza, siamo salvati per grazia. Questo è un po' il concetto che noi più di ogni altro conosciamo come salvezza, per grazia. Ma la Bibbia affronta anche altri termini, con altri temi, con il discorso della grazia, perché noi viviamo per grazia. Per grazia siamo anche santificati nel percorso della nostra vita. Per grazia anche noi cresciamo. È la grazia che ci dà anche il modo di servire il Signore per grazia, perché siamo nelle sue mani ogni giorno, siamo il frutto della sua grazia, siamo l'opera magnifica della sua grazia, senza la quale noi non saremmo niente, faremo soltanto un sacco di guai e un sacco di casini, come nel mondo possiamo vedere. È una cosa bella che io vorrei dire a chi ci ascolta da casa, a chi è qui e che non ha ancora conosciuto, non ha ancora potuto sperimentare questa grazia, e che Cristo trasforma le nostre vite attraverso la grazia. E quindi vi invito insieme al gruppo Lode a continuare a cantare, come anche poi l'autore ci invita al versetto 2, dove dice: cantate la gloria del suo nome, onoratelo con la vostra lode. E allora vogliamo invitare ancora il gruppo Lode a invitarci prima di ascoltare il messaggio del pastore. Abbondante su di me, Lord.
tornerò a lodarti sempre per ogni dono tuo. E quando scenderà la notte sarò ancora lì, benedetto il nome del Signore, loda il nome tuo, benedetto il nome del Signore, il glorioso nome di Gesù. Loda il nome tuo quando il sole splende su di me, tutto sembra incantevole, loda il nome tuo. Loda il nome tuo quando vengo davanti a te con il cuore triste e fragile, loda il nome tuo. Tornerò a lodarti sempre per ogni dono tuo. E quando scenderà la notte sarò ancora lì, benedetto il nome del Signore, loda il nome tuo, benedetto il nome del Signore, il glorioso nome. Doni e porti via, tu doni e porti via, per sempre sceglierò di benedire te. Tu doni e porti via, tu doni e porti via, per sempre sceglierò di benedire te. Benedetto il nome del Signore, loda il nome tuo. Benedetto il nome del Signore, il glorioso nome di Gesù. Oh, benedetto il nome del Signore, loda il nome tuo. Benedetto il nome del Signore, il glorioso nome di Gesù. Tu doni e porti via, tu doni e porti via, per sempre sceglierò di benedire te. Voi tutti che siete assetati, venite alle acque. E voi che non avete pace, venite l'avrete. Gesù è morto anche per voi, non indurite i vostri cuori più, perché il giudizio è su di voi, correte a Gesù. Dategli i vostri peccati e la vostra vita cambierà, e vi farà suoi figlioli per l'eternità. Gesù è morto anche per voi, non indurite i vostri cuori più, perché il giudizio è su di voi, correte a Gesù. Gesù è morto anche per voi, non indurite i vostri cuori più, perché il giudizio è su di voi, correte a Gesù. Ci possiamo accomodare e invito il pastore Giovanni a
prendere posizione e preghiamo insieme. Sì. Signore, ti vogliamo ringraziare con tutto il cuore per questo tempo che ancora continui a dedicarci per stare insieme a te. Ti ringraziamo perché possiamo avere questo culto, questo momento così bello, così alto, dove possiamo ascoltare la tua parola e quanto tu vorrai insegnarci per la nostra crescita, per la nostra edificazione, magari anche per il nostro rimprovero, Signore, ma sicuramente tutto per condurci a te e perché il nostro cuore ha bisogno di essere purificato, santificato dalla tua parola, Signore. Grazie per quando vorrai dirci e ti preghiamo perché possa essere un momento dove la tua presenza possa essere alta in mezzo a noi, Signore, e che il nostro cuore possa portare frutto alla tua gloria. Amen. Buonasera a tutti, per me è un grande privilegio questa sera in qualche modo indicare la strada per correre, per andare a Gesù, perché questo è quello che vogliamo fare, quello che vogliamo indicare. Vogliamo indicare alle persone che l'unica soluzione per la nostra vita non è la religione. Il titolo di questo messaggio è "La religione informa, Cristo trasforma". Noi vogliamo dire che la religione informa alcune volte, molte volte. In realtà, sapete cosa fa la religione? Crea scandali, ma di certo non trasforma. Non trasforma. Quindi questa sera vogliamo avere un momento per riflettere su questo tema, ed è molto importante perché noi viviamo in una società ormai decaduta, il peccato deforma le persone, anche se possono avere una bella cravatta, una bella pelliccia. Le persone sono deformate dal peccato, anche se la religione accontenta, informa, ma solo Cristo trasforma. Mi ricordo una volta una storia di una persona che per campare faceva di mestiere il ladro. Certo, non lo consiglio a nessuno, però la storia di questa persona è sintomatica perché mentre si era intrufolato in una casa per rubare, sentì dei rumori, erano i padroni ovviamente, e queste persone si riunivano giusto nella camera da letto e quest'uomo si è messo sotto il letto e questa famiglia, insomma, con i figli, moglie, marito e figli, stavano lì e si sono messi a leggere un libro. E così, dopo che hanno finito di leggere, sono andati ognuno a fare le proprie cose. Questo ladro non rubò nulla tranne quel libro che quella famiglia ha letto in quel momento mentre lui era nascosto sotto il letto, e così riuscì a scappare, ma il libro se lo portò. Questo libro lo sfogliò, lo leggeva, e mentre leggeva questo libro qualcosa accadeva nella sua vita, nel suo cuore, nei suoi pensieri, e quest'uomo scoprì di essere ladro, di essere un truffatore, di essere un peccatore, e così aprì il suo cuore all'autore del libro che era la parola di Dio. E una delle prime cose che fece era appunto ritornare indietro da quella famiglia e restituirgli la Bibbia, la loro Bibbia, per raccontargli la storia. Vedete, molte chiese sono piene di persone, ma sono persone religiose. Quando noi diciamo di essere dei credenti, dei cristiani, ma non è cambiato nulla nella nostra vita, siamo solo religiosi e non siamo stati trasformati. Questa sera vorrei parlarvi di una persona, di un discepolo di Gesù, e questo discepolo, diciamo così, sotto molti aspetti mi assomiglia, innanzitutto per il nome, perché voglio parlarvi di Giovanni l'Apostolo, e poi anche sotto molte, molte caratteristiche sue facevano parte della mia vita. E così questa sera leggeremo diversi brani, quindi tenete pronti
allenatevi per leggere qualche versetto, perché voglio raccontarvi, voglio presentarvi questo personaggio, quello che era la vita di Giovanni prima di conoscere Gesù, perché dovete sapere questo: per ogni persona c'è un prima e c'è un dopo. E se sei un credente, sicuramente avrai vissuto il prima di conoscere Cristo per poi parlare dopo Cristo. Quindi c'è un prima e c'è un dopo Cristo. E intanto esaminiamo la vita di Giovanni l'Apostolo prima di conoscere Gesù, quindi prima di incontrare il Maestro. Giovanni, prima della chiamata, ci dice l'Evangelo di Luca, era un pescatore, quindi aveva la sua attività, quindi non era una persona che non aveva nulla da fare, era una persona impegnata, si trovava in una piena attività lavorativa, e addirittura ci dice il Vangelo di Luca che lui e il fratello Giacomo erano soci con Pietro, quindi avevano questa specie di cooperativa di pescatori, quindi andavano a pescare e poi vendevano il pesce alle persone. E Marco ci aggiunge qualche altro dettaglio riguardo alla vita di Giovanni prima di convertirsi, prima di conoscere Gesù. E lui non solo era socio, come abbiamo visto con Pietro e il fratello, ma avevano anche degli operai sotto di lui. Quindi stiamo parlando di una persona che a livello sociale dava lavoro, quindi era una persona di un certo livello, quindi si trovava, diciamo, in una situazione da dare impiego agli altri. Quindi oggi come giorno possiamo dire era un imprenditore, d'accordo? Di certo non apparteneva ad un ceto sociale basso, anzi il Vangelo di Giovanni ci fa capire, ci fa vedere che lui come discepolo, mentre si trovava lì, era noto al sommo sacerdote, mentre Gesù è stato arrestato e doveva essere processato, lui era lì che guardava la situazione, e l'Evangelo di Giovanni, lui stesso, scrive di questo discepolo che ha Gesù amato, che era noto al sommo sacerdote. Quindi stiamo parlando di una persona che prima di conoscere Cristo apparentemente non ha bisogno di nessuna cosa, ha tutto quello che deve avere. Poi ci fa vedere il Vangelo che aveva anche un padre da accudire, quindi viveva una vita piena di soddisfazioni, apparentemente piena di soddisfazioni, non aveva di certo bisogno di cambiare nulla nella sua vita, stava bene. Quanti di noi forse vivono una vita come quella di Giovanni? Ho il lavoro, forse ho anche degli operai sotto di me, ho tutto quello che devo avere, quindi perché devo cambiare? Io sto bene. E forse molte persone, la maggior parte delle persone, sono in questa condizione, non trovano il bisogno o la necessità di cambiare. Ma vediamo un attimo adesso cosa invece dice il Vangelo riguardo a Giovanni. C'è un prima della chiamata, prima di conoscere il Signore, ma c'è anche un dopo. Guardate insieme a me, leggiamo un attimo nel Vangelo di Marco, capitolo 1, versetti 19 e 20. Qui c'è un dopo adesso c'è dopo la chiamata, c'è prima. Giovanni è una persona impegnatissima, il suo lavoro, la sua famiglia, gli operai, eccetera, eccetera. Ma guardate cosa accade nel Vangelo di Marco, al capitolo 1, versetto 19 e 20, dice: poi, andando un po' più oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, che anch'essi in barca rassettavano le reti, e subito li chiamò. Ed essi, lasciato Zebedeo, loro padre, nella barca, con gli operai se ne andarono dietro a lui. Quindi Giovanni, prima della chiamata, è una persona normalissima, anzi è una persona che ha tanti impegni nella vita sociale, ma qui c'è la chiamata, e la chiamata di Giovanni è un racconto sintetico, non è che c'è un racconto tutti i dettagli, no, è sintetico. E qui il racconto dice: Gesù li vide tutti e due i fratelli. E sappiamo bene, quando Gesù dice che li vide, ha visto non come erano fatti, ma quello che c'era dentro il loro cuore. Li vide, così come vede anche noi questa sera. E appena li vide, per quello che erano, subito li chiamò. E è bello l'espressione "subito li chiamò". Non ha ritardato.
Spesse volte quando il Signore chiama le persone, oggigiorno, nella nuova nostra società, le persone ci devono pensare. Qui vediamo, c'è questo racconto sintetico, Gesù li vede, subito li chiamò, chiama questi due fratelli e li invita subito a diventare suoi seguaci. E la risposta com'è? La risposta di Giovanni è Giacomo, ma noi vogliamo focalizzare su Giovanni, la risposta è immediata, non è tardiva, non è ci penserò, vedrò cosa posso fare. Gesù li chiama e subito lo seguono. La risposta non è condizionata da nessuno. Questo è un aspetto importante, perché noi italiani siamo un po' un popolo di pecoroni. Se fa uno qualcosa, gli altri lo fanno. Se non lo fa, non lo fa nessuno. E qui è interessante, anche nel seguire Cristo, alcune volte se ti alzi tu, se segui tu, seguo io. No, il marito dice alla moglie, la moglie dice al marito, vabbè, se ti decidi tu, mi decido io. No, aspetta, la chiamata è personale. E qui Gesù li chiama, questi due fratelli, Giacomo e Giovanni, lo seguono e la risposta non è condizionata da nessuno. Giacomo e Giovanni non agiscono perché altri si sono mossi prima di loro. Gesù li chiama e rompono prontamente col passato. Questo è quello che accade quando inizia il processo della trasformazione nella vita delle persone che incontrano Cristo. Incontrare Cristo, un po' la settimana scorsa abbiamo anche visto come si può incontrare Cristo con l'apostolo Saulo, no? Incontrare Cristo è un evento straordinario che cambia totalmente la nostra storia. E qui questi due giovani rompono prontamente col passato per immettersi in un futuro diverso. Un futuro diverso, forse contornato da difficoltà, ma felice e senza fine. Ora, Giovanni non sa i progetti di Dio per lui, come forse nessuno di noi sa qual è il vero progetto di Dio per noi, però Giovanni si affida alle cure del Maestro, che riuscirà con il tempo a trasformare la sua persona, il suo modo di essere, il suo carattere. E il Signore vuole dargli una nuova identità. Quando noi incontriamo Cristo, questo dovrà accadere. Se non accade, ci siamo illusi di aver incontrato Cristo. E quindi Giovanni adesso incontra Gesù e non è una persona perfetta, assolutamente. È una persona che deve cambiare molte cose nella sua vita. In che cosa doveva essere trasformato Giovanni? Alcuni sanno chi era Giovanni. Giovanni nella Bibbia viene definito come l'apostolo prediletto, cioè praticamente Gesù aveva 12 apostoli, 12 discepoli, Giovanni era il prediletto. E non mi dite perché proprio lui, era il prediletto. Giovanni, diremo, conoscendo un po' anche i suoi scritti e tutto quello che ha fatto, Giovanni è il tipo del vero discepolo, no? Cioè tutti noi dovremmo assomigliare a Giovanni. Ognuno di noi dovrebbe prendere esempio da Giovanni. Però qualcosa non andava nella sua vita. Che cosa non andava nella sua vita? Malgrado ha iniziato a seguire il Signore. Il suo carattere. Giovanni aveva un pessimo carattere. Ve lo immaginate? Eppure Giovanni era terribile. Forse tutti i Giovanni sono terribili, non lo so, probabile. Ma vogliamo vedere un attimo cosa doveva cambiare Giovanni insieme, in base a quello che ci dà le indicazioni, i Vangeli che noi abbiamo fra le mani. Abbiamo detto qualcosa doveva cambiare in Giovanni e quello che deve cambiare in Giovanni in particolar modo era il suo carattere. Innanzitutto vediamo una nota
particolare del suo carattere, che potrebbe anche essere per noi la stessa cosa. Giovanni viveva ormai da tempo con Gesù, Gesù lo conosceva molto bene, e sapete che soprannome gli ha dato Gesù? Forse qualcuno penserà, beh, l'avrà chiamato figlio dell'amore, era il discepolo dell'amore, l'avrà chiamato figlio dell'amore. Invece lo chiama, leggiamolo in Marco 3, versetto 17. E qui c'è una nota, ci fa vedere che carattere aveva Giovanni. Marco 3, versetto 17 dice: Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, fratello di Giacomo, ai quali pose nome Boanerges, che vuol dire figlio della luce, figlio dell'amore. Cosa significa Boanerges? Figlio del trono. Tuono in italiano, diciamo che, ma trono in siciliano rende molto di più. Giovanni aveva, nel suo carattere era indisciplinato. E voi sapete, Gesù quando guardava le persone, quando ha visto Pietro, Simone, l'ha chiamato Pietro perché ha visto che c'era un po' alcune problematiche nel suo modo di essere, per poi farlo diventare veramente una pietra solida, no? Ma qui quando vede Giovanni e Giacomo, sa come chiamarli. Boanerges, figlio del tuono. In realtà quando ero piccolo mi chiamavano terremoto, qui c'è anche mia mamma fra l'altro, forse può confermare, ma mi chiamavano terremoto, qualcosa di simile, io ve l'ho detto, che però è interessante perché Gesù lo chiama, pur essendo così una persona indisciplinata, ma lo vuole plasmare, lo vuole aiutare a cambiare modo di essere. È interessante che nel suo carattere così indisciplinato, Giovanni possedeva una vigorosa spinta emotiva che è necessario per servire il Signore. Ovviamente Giovanni aveva questi sentimenti profondi, era appassionato, questo impulso appassionato per l'azione, per fare le cose. In realtà è chiaro, è peccato essere indisciplinati, ma tutte queste caratteristiche che Giovanni aveva andavano smussate, aiutate, cambiate, ma queste sono le attitudini che Gesù ha sempre richiesto ai suoi seguaci per usarli alla sua gloria, capite? Soltanto noi ci presentiamo così come siamo davanti al Signore. Proprio oggi un fratello dall'America mi scriveva e mi diceva: ma Giovanni, secondo te qui ci sono chiese che accettano di benedire anche le coppie gay? Ti sembra giusto? Guarda, no, credo che il Signore accetti tutto, tutti. Cioè la grazia di Dio è capace di perdonare qualsiasi peccato e Dio ci ama così come siamo, ma ci ama così tanto che non ci può lasciare così come siamo. Quindi c'è speranza per tutti i peccatori, però arrivare a benedire le coppie gay, quindi vuol dire che forse Cristo già è stato messo fuori la porta, non c'è più speranza per alcune chiese. Ma qui stiamo parlando di persone che seguono Cristo, che ancora hanno un carattere. Voi sapete, ci sono sempre credenti, io ho incontrato credenti di tutti i tipi, ormai a 54 anni, un po' di background di persone che ho incontrato, ce ne sono tante, e una volta mi ricordo uno quasi alzava le mani e ho detto: ma scusa, ma tu non puoi farlo perché servi il Signore. Ma questo è il mio carattere. No, questo è il tuo carattere. E io ho difficoltà a conciliare l'idea di servire il Signore e il mio carattere è tutt'altra cosa. Giovanni era una persona che aveva un caratteraccio, sicuramente lo vedremo adesso, era indisciplinato, ma le attitudini che aveva erano positive e quindi Gesù lo chiama per trasformare la sua vita, il suo carattere. Un'altra cosa che doveva cambiare del carattere di Giovanni: era indisciplinato, ma era anche un grande egoista.
non usava il profumo egoist, era proprio egoista lui, di persona era egoista. Vedete, vedete insieme a me al capitolo 10 di Marco, capitolo 10 di Marco, c'è una scena molto bella, cioè bella, cioè, descrive comunque il suo egoismo, anche l'egoismo del fratello, ma anche della madre in un certo senso, lo vedremo fra poco. Quindi qualcosa doveva cambiare, era indisciplinato e doveva cambiare questa attitudine, questo modo di essere, ma doveva cambiare anche il fatto che era una persona egoista. Guardate il versetto 35 in poi. Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, si avvicinarono a lui dicendogli: Maestro, desideriamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo. E gli dissero: Che volete che io faccia per voi? Essi gli dissero: Concedici di sedere uno alla tua destra e l'altro alla tua sinistra nella tua gloria. Ma Gesù disse loro: Voi non sapete quello che chiedete. Potete voi bere il calice che io bevo o essere battezzati del battesimo del quale io sono battezzato? Essi gli dissero: Lo possiamo. E Gesù disse loro: Voi certo berrete il calice che io bevo e sarete battezzati del battesimo del quale io sono battezzato, ma quanto al sedersi alla mia destra o alla mia sinistra, non sta a me concederlo, ma è per quelli a cui è stato preparato. In questa situazione Giovanni e Giacomo, ma noi focalizziamo il focus è su Giovanni, notiamo un altro aspetto del suo carattere, che era veramente un egoista. E qui in questa scena vediamo che loro vanno da Gesù da soli e chiedono di sedere l'uno a destra e l'altro a sinistra. È ovvio che erano due fratelli molto uniti, non so se litigavano, però nelle cose avevano un'intesa molto forte, e però insieme mostrano che erano proprio degli egoisti, non pensano agli altri. Loro sono un gruppo di 12, ma loro pensano a se stessi. E gli altri 10 dove si siedono? Se Giacomo si mette a destra e l'altro a sinistra di Gesù nel regno dei cieli. E voi sapete, in questo contesto, al versetto 34, Gesù stava parlando della sua morte, della sua passione. Cioè stava raccontando quello che sarebbe accaduto fra non molto a se stesso, a Cristo stesso, e loro pensano a se stessi, loro pensano e chiedono di voler essere lì seduti in cielo, a destra e a sinistra. È come se non bastasse, perché questo è quello che ci racconta Marco, ma Matteo al capitolo 20, versetto 20, si presenta la madre di Giacomo e di Giovanni. Guardate, leggo io versetto 20, dice: Allora la madre dei figli di Zebedeo, non ci dicono il nome, si avvicinò a Gesù con i suoi figli, prostrandosi per fargli una richiesta. E che cosa doveva chiedere la mamma? Indovinate. Senti, io già me lo immagino, questo probabilmente è sangue napoletano, non lo so come, però questa mamma ha questa sfacciataggine di presentarsi davanti, si inchina pure davanti al maestro, è teatrale, diciamo molto teatrale la cosa. Guarda, io questi due figli ti stanno seguendo, ma mi devi fare un favore. Possedere uno a destra e l'altro a sinistra nel regno dei cieli? Ed è interessante perché lei si inchina, quindi adora e chiede qualcosa. E questa è la regola della compensazione. Cioè, Signore, vedi, io faccio qualcosa così per te, però tu mi devi fare anche qualcosa a me. Voi sapete, i più grandi peccatori hanno questa particolarità. Peccano tanto, danno tanto. Questa si chiama la regola della compensazione. E quindi cosa significa? Che il peccato viene nascosto agli occhi degli uomini, ovviamente, degli altri, attraverso i doni che fa, no? I soldi che si possono dare.
E questa si chiama la regola della compensazione. Io pecco tanto, ma guarda, Signore, quanto do tanto. E sto a posto. Questa, in questa circostanza, è davvero una presunzione e una indelicatezza esagerata. E quindi notiamo che il carattere di Giovanni, coinvolgendo anche la famiglia, era una famiglia molto unita, però nelle cose peccaminose, possiamo dire, indisciplinato, egoista. Ma c'è un altro aspetto del carattere di Giovanni che va modificato, che va trasformato, che non va cambiato religiosamente, ma va cambiato attraverso Cristo. E qui lo troviamo in Luca capitolo 9 versetti 46 a 49, troviamo la terza cosa del suo carattere che deve essere cambiata. Luca 9 46 a 49. Poi cominciarono a discutere su chi di loro fosse il più grande. Insomma, avevano sempre questo problema, ma Gesù, conosciuto il loro pensiero, il pensiero del loro cuore, prese un bambino, se lo pose accanto e disse: chi riceve questo bambino nel nome mio riceve me, e chi riceve me riceve colui che mi ha mandato, perché chi è il più piccolo tra tutti voi, quello è grande. Allora Giovanni, dopo questo bel discorso di Gesù, disse: maestro, noi abbiamo visto un tale che scacciava demoni nel tuo nome e gliel'abbiamo vietato. Gliel'abbiamo vietato perché non ti segue con noi. Ma immaginate, Gesù insegna quello che è l'umiltà, prende questo bambino, fa vedere, bisogna essere così. E dopo questo discorso, Giovanni, che segue Gesù, gli dice: guarda, noi abbiamo trovato una persona che scacciava i demoni nel tuo nome. Ma noi, che ti credi? Noi gliel'abbiamo vietato, perché non ti segue. Quello che deve cambiare ancora Giovanni, nel suo carattere, lui è orgoglioso. Non solo è indisciplinato, egoista, ma è anche orgoglioso. Vedete, Giovanni, come gli altri, era sordo al messaggio della salvezza, al messaggio della croce, della passione. Gesù sta parlando della sua passione e loro non capiscono. E questa sordità al messaggio della croce non provoca solo una lacuna alla loro conoscenza, non provoca solo una mancanza di idee chiare. Questo produceva delle conseguenze nella loro vita pratica, perché non comprendere il messaggio di salvezza crea delle problematiche nella vita personale. Se io non capisco che ogni giorno devo prendere la croce e seguire Cristo, c'è qualcosa che non quadra nella mia vita. Quando si è credenti, la croce non si prende. Quando si è discepoli, si è pronti a prendere la croce. E qui c'è una domanda assurda. Se vedete, abbiamo visto il versetto 46, chi di noi è il maggiore? Adesso non è soltanto un problema di Giacomo e Giovanni, ma tutti quanti i discepoli si stanno preoccupando mentre seguono il Signore. Beh, adesso siamo una bella squadra, chi è il capitano di noi? Chi è il maggiore? Chi è il super? Se questi qua pensavano che il regno di Dio fosse proprio come le Olimpiadi, dove c'è l'oro, c'è l'argento, il bronzo, dopo il bronzo non si sa chi è arrivato, ma insomma. Ma io penso che questa situazione forse si crea anche oggigiorno nelle nostre chiese, negli ambienti cristiani. In cielo non sarà così. In cielo, nel regno, non esiste il primo o secondo, perché rispetto a Gesù tutti i credenti siamo sempre tutti secondi, tutti. Non so se qualcuno ha il coraggio di dire questa sera: dopo di lui sono io il primo. Nel regno non c'è il primo. E sapete perché non c'è il primo nel regno di Dio? Perché non c'è orgoglio.
perché la croce lo ha distrutto l'orgoglio. E quindi anche questo aspetto della vita di Giovanni andava cambiato, era indisciplinato, egoista, orgoglioso. E qui c'è anche l'intervento, un intervento sbagliato di Giovanni, vedete, quando Giovanni è proprio malato di orgoglio. E sapete, quando si è malati d'orgoglio si diventa anche intolleranti, si diventa legalisti. E qui Giovanni non ammette che si possa credere, si possa pensare, sperare ed amare cristianamente se non in modo identico a loro. Lui pensa, ecco perché ha impedito a quell'uomo che scacciava i demoni nel nome di Gesù, lui pensa e ritiene che aver fede significhi per forza essere con noi, significa più esattamente essere come noi, mentre il problema è essere con Cristo, non come noi o con noi. E Gesù rimprovera Giovanni per il suo orgoglio. E guardate il versetto 50, dice: non glielo vietate, perché chi non è contro di voi è per voi. Sai, nelle chiese, io ormai ho vissuto abbastanza anni per capire che questo orgoglio è all'ordine del giorno nelle assemblee, nelle chiese. Noi siamo di più, noi abbiamo una migliore musica, abbiamo i migliori predicatori, voi siete quattro gatti, ma il nostro movimento, la nostra denominazione non può essere superata da nessuno. Gesù rimprovera loro e rimprovera noi per questo caratteraccio, per questo orgoglio inutile. Un certo Swindoll diceva così: quando la conoscenza rimane teorica, genera indifferenza. Quando la conoscenza non si accompagna all'amore e alla grazia, porta all'intolleranza. E quando diventa fine a se stessa, porta all'idolatria. E penso che Swindoll ha centrato in pieno il problema di tante persone. Ricordiamoci che tutto ciò che facciamo, compreso l'apprendimento biblico, tutto questo guarda allo stesso obiettivo: l'edificazione del corpo per la gloria di Dio. E nient'altro, non per la nostra gloria. E poi c'è ancora un altro aspetto del carattere di Giovanni che va modificato. Questo è tosto: è indisciplinato, è un egoista, è un orgoglioso. Ma in Luca 9, 54 dice anche che è vendicativo. Prendete insieme a me in Luca 9, 54. Vabbè, vi spiego un po' il contesto. Gesù era appena, diciamo, sceso da, aveva avuto questa trasfigurazione sul monte della trasfigurazione con Mosè e Elia, e ora si trovano a passare in questo villaggio samaritano, e al versetto 54 succede questo che leggiamo: veduto ciò, quindi hanno rifiutato che Gesù passasse da questo villaggio, veduto ciò i suoi discepoli Giacomo e Giovanni dissero: Signore, vuoi che diciamo che un fuoco scenda dal cielo e li consumi? Giovanni non solo era indisciplinato, egoista e orgoglioso, ma era anche vendicativo. Lo so, dice, ma Giovanni, ma hai scelto proprio i versetti? Sì, ho scelto i versetti, perché per descrivere una persona si devono scegliere i versetti. E Giovanni era questo. La vendetta è il prodotto dell'orgoglio.
Quando uno è orgoglioso, poi diventa vendicativo. Basta guardare i diversi gruppi che ci sono su Facebook, fra credenti, fra cristiani. Quanto se ne danno? E quanto se ne dicono? E lì c'è l'orgoglio, sono vendicativi. Se tu non ritratti quello che scrivo, ti cancello. È la stessa cosa, posso far cadere fuoco dal cielo, ti cancello. Cioè io non trovo... è uguale. E qui Giovanni dice, come non hanno ricevuto il Cristo? Com'è possibile? Non vogliono ospitare il Maestro? Distruggiamoli, cancelliamoli. E già come Giovanni giustificarono il soprannome, che era Boanerges, figli del tuono. E quindi questi discepoli seguivano Cristo, sì, ma tante cose nel loro modo di essere non andavano, e in loro esplode questo sdegno che è vendetta. La vendetta la si può forse spiegare, quasi spiegabile, ma come, dai, hanno visto operare tanti miracoli in Gesù, lo hanno visto sul monte della trasfigurazione con Mosè, con Elia, ma non possono trattare così il nostro maestro. Signore, vuoi tu che diciamo, guardate, è anche forte come espressione, vuoi tu che diciamo noi che scende a fuoco dal cielo e li consumi? Chissà, forse Giovanni pensava in questo momento ad Elia. Elia aveva compiuto un simile miracolo di castigo, se vi ricordate, con quelle due compagnie di soldati mandate da quel pessimo re di Israele, Acazia, che ha mandato queste compagnie di soldati, 50 soldati più il capitano, per arrestare Elia. Forse pensava a quello. E Elia in effetti, sono uomo di Dio, se sono uomo di Dio scende fuoco dal cielo e vi consumi. E succedeva. In realtà, qualche giorno prima Gesù aveva detto che se qualcuno non vi riceve, basta scuotersi la polvere dai vostri piedi, non far scendere fuoco dal cielo, capite? Cioè alcune volte il nostro carattere si frappone fra i comandamenti di Dio e il nostro carattere alcune volte superano i comandamenti di Dio, dimentichiamo che Gesù ci sta dicendo voi dovete cambiare la vostra attitudine. E invece qui Giovanni era pronto ad incendiarli. Un caratteraccio. Ma scusate, un discepolo che segue Cristo e ha un carattere così, può essere mai discepolo? Oppure forse la domanda è, si può essere trasformati avendo un carattere così? Cosa pensate? Sì, grazie a Dio che sì, gioite adesso, dai, vi vedo troppo giù, ma forse perché voi vi vedete come Giovanni, come io mi sono visto come Giovanni, con tutte queste caratteristiche non tanto belle. La vita di Giovanni è stata trasformata, sapete perché? Perché Giovanni è stato sempre, e ripeto sempre, vicino a Cristo, con Giacomo suo fratello e con Pietro. Giovanni figura nella cerchia dei tre apostoli più intimi di Cristo, Pietro, Giacomo e Giovanni. Quando faceva qualcosa Gesù chiamava loro tre. Il segreto per essere trasformati è appunto vivere sempre vicino a Cristo. E nel Vangelo di Giovanni si parla di lui in almeno 5 occasioni. Io voglio scorrere velocemente. Per esempio, la prima occasione dove si parla di Gesù, di Giovanni, che era vicinissimo a Gesù, è durante l'ultima cena. Vi ricordate? Nel capitolo 13, durante l'ultima cena, c'è Giovanni che lì dette queste cose e Gesù fu turbato nello spirito perché stava parlando della sua passione. Fra non molto doveva dare la sua vita, consegnare la sua vita, essere arrestato, eccetera, eccetera. E apertamente dichiarò così: in verità vi dico che uno di voi mi tradirà. I discepoli si guardavano l'un l'altro, non sapendo di chi parlasse.
Ora a tavola, inclinato sul petto di Gesù, stava uno dei discepoli, quello che Gesù amava. Simon Pietro gli fece cenno di domandare chi fosse colui del quale parlava. Egli, chinatosi così sul petto di Gesù, gli domandò: Signore, chi è? Ci troviamo nell'ultima, durante l'ultima cena, Gesù è con i suoi discepoli, e in quest'ultima cena il Signore Gesù rende noto ai suoi discepoli che uno di loro lo avrebbe tradito. Proprio in quella occasione, come abbiamo letto, Giovanni era seduto accanto al maestro, anzi, il testo dice era inclinato sul petto del Salvatore del mondo, e Giovanni viene invitato da Pietro ad approfondire la questione proprio al fine di conoscere il nome del traditore. Chi è? Chiedi chi è? Pietro è un altro furbacchione, ovviamente. Chiedi chi è? E Giovanni lo fa. Signore, ma chi è questo traditore? E vediamo qui Giovanni vicinissimo, attaccato al Signore. La seconda occasione dove troviamo Giovanni vicino al Signore è al processo di Gesù. Al capitolo 18, dice qui, versetto 15, intanto Simon Pietro e un altro discepolo seguivano Gesù, e quel discepolo era noto al sommo sacerdote ed entrò con Gesù nel cortile del sommo sacerdote. Qui, ancora una volta, nel momento più difficile, un po', ancora non è proprio quello più difficile, ma comunque è il momento in cui Gesù è stato arrestato, Giovanni segue il maestro, quindi si trova insieme a Pietro, e in qualche modo stanno lì a partecipare a questo dibattimento per quanto riguarda il processo di Gesù, chi lo deve fare, chi non lo deve fare, dove lo portiamo, dove lo mandiamo. E quando si parla, dicevamo prima, dell'altro discepolo, fa riferimento l'autore del Vangelo, che è Giovanni, a se stesso. E quindi anche qui, anche mentre Gesù viene processato, Giovanni si trova vicino al Signore. Ma c'è un altro momento in cui, un'altra occasione in cui Giovanni è ancora vicinissimo al Signore, al Calvario. In Giovanni 19, versetto 26-27 dice così: Gesù dunque, vedendo sua madre e presso di lei il discepolo che egli amava, disse a sua madre: donna, ecco tuo figlio. Poi disse al discepolo: ecco tua madre. E da quel momento il discepolo la prese in casa sua. Pensate, nel momento più tragico e più drammatico per il figlio dell'uomo, Gesù è in qualche modo confortato dallo sguardo profondo, dallo sguardo commosso, compassionevole del suo discepolo che lui ha sempre amato, Giovanni. E infatti Giovanni è il solo degli 11 discepoli che abbia ardito arrivare, superando ogni titubanza, superando tutti i timori, era lì vicino al suo Signore nel momento supremo della morte. Quando Gesù spirò, Giovanni era lì. Giovanni è stato trasformato da quel suo modo di essere. Era lì alla croce, non ha più paura. E poi un altro momento, Giovanni fu il primo ad arrivare verso la tomba vuota. Questo è un altro momento che Giovanni stette vicino al maestro. E leggo in capitolo 20 di Giovanni, dice: i due correvano assieme, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse primo al sepolcro, e chinatosi vide le fasce per terra, ma non entrò. Giovanni fu il primo ad arrivare verso la tomba vuota. Giovanni lascia tutto e tutti e vola alla ricerca del suo Signore, che adesso è risorto. Giovanni, dinanzi alla tomba vuota, che fa? Si ferma, medita, sta e adora. Giovanni adora davanti alla tomba vuota. E poi l'ultima occasione dove Gesù e Giovanni sta vicino a Gesù è nel capitolo 21, sul mar di Tiberiade. Leggo così il versetto 7: allora i discepoli, il discepolo che Gesù amava, disse a Pietro: è il Signore. Cioè Giovanni, stando vicino al maestro,
vicinissimo al maestro, ha imparato a conoscerlo. E mentre gli altri si erano spaventati perché pensavano che fosse un fantasma, Giovanni lo riconosce e dice: è il Signore. E Simon Pietro, dice qui il testo, udito che era il Signore, si cinse la veste perché era nudo e si gettò in mare. Quando Gesù ritrova i suoi discepoli, voi dovete pensare a questo momento molto particolare, perché c'è tanto sbigottimento: è vero, non è vero, qualcuno l'ha visto risorto, Maria, le altre donne, e quindi c'è anche la paura di tutti, perché sembra che la speranza sia finita insieme al loro Signore. E Giovanni qui esclama: nel vedere il Maestro è il Signore, è colui che pur essendo morto ora vive. Lui sta dicendo: è il Signore, colui che vivrà nei secoli dei secoli. E proprio perché Giovanni è stato vicino a Gesù, il suo carattere è reso amorevole, docile. Da vendicativo diventa amoroso. Vi ricordate i samaritani? Prima li vuole distruggere. Scenda fuoco dal cielo, no? Voi che diciamo che scende fuoco dal cielo? Poi in Atti troviamo Giovanni sempre che passa in questo villaggio della Samaritana e prega perché lo Spirito Santo scenda su di loro. Altro che fuoco, è un altro tipo di fuoco, ma questo non fa male, questo benedice le persone. Giovanni, il suo carattere è stato reso amorevole, docile, da vendicativo ad amoroso. Io voglio concludere dicendo che il Signore chiama ancora oggi tante persone e chiama per nome. Chi si avvicina a Gesù con spontaneità, con sincerità di cuore, come ha fatto Giovanni, sarà trasformato in meglio. È teso sempre a non retrocedere sulla via della santificazione. Il Signore ti chiama ancora oggi. Qual è la tua risposta? È immediata o tardiva? Sapete, Dio può trasformare anche la nostra vita. Grazie a Dio, perché siamo orribili, terribili. Da quanti anni sei credente? Uno, due anni, tre, quattro, cinque, dieci, venti. La tua vita è stata trasformata? O è rimasto tutto come prima? Con l'eccezione che adesso dici di essere un credente. Il tuo carattere ha avuto un cambiamento? O no? Forse come Giovanni sei indisciplinato, oppure un egoista, orgoglioso, vendicativo. Se vivi la tua vita vicina, vicinissima al Signore, il Dio ti trasformerà. Ed è possibile, perché se è successo a Giovanni, che era terribile, può succedere a chiunque. Vi faccio un test per, se volete sapere se siete stati trasformati. Dovete rispondere nel vostro cuore. Senti nel tuo cuore il desiderio di ubbidire a Dio? Senti il desiderio di pregare? Senti il desiderio di studiare la Bibbia ogni giorno? Provi quella passione per Dio? Senti il desiderio di trascorrere tempo con Dio? Provi passione per i perduti? Senti il desiderio della comunione fraterna, di stare insieme agli altri? Il desiderio di andare in chiesa, lo provi? Provi il desiderio di ascoltare una buona predicazione? Se la risposta ad ogni quesito è positiva, allora sei una donna, sei un uomo trasformato.
Ma se qualcosa di quello che ho appena detto è negativa, preoccupati, perché sei solo religioso. Il Signore ti invita a seguirlo, ma ti invita anche a essere trasformato, a stargli vicino, a cambiare la natura da peccatore perduto a peccatore salvato. C'è una grande differenza. Infatti Giovanni, figlio del tuono, diventa così a contatto stretto con Cristo l'amato discepolo del Maestro. Pensate, gli scritti che ha lasciato Giovanni, l'Evangelo, prima Giovanni, prima, seconda, terza epistola, l'Apocalisse, proprio recano l'indelibile impronta lasciata in Giovanni da colui che sa trasformare i cuori più duri in cuori teneri. Lo si vede. E infatti di che cosa parla Giovanni nelle sue epistole? Amore. L'amore vero in Cristo. Perciò la mia speranza e la mia preghiera è che innanzitutto noi, come Chiesa, come credenti, ci facciamo un autoesame, una introspezione. Sono religioso o sono trasformato da Cristo? Gli altri si accorgeranno se siamo solo religiosi. Gli altri si accorgeranno anche se tu imiti Cristo, segui le orme di Cristo. Possa il Signore darci e darvi la gioia del cambiamento, un cambiamento che solo Cristo può fare. Sapete, ci sono quelle persone che si avvicinano, stanno con noi, alcuni provano a inserirsi perché gli piace il nostro modo di essere e fanno dei tentativi umani per cambiare, ma quanto può durare questo tentativo umano? Poco. E poi emerge la vera natura, quella ribelle, quella peccaminosa, quella che è distruttiva. Ma noi vogliamo invitarvi e invitarti ad essere vicino, vicinissimo a Cristo. Frequentate la Chiesa assiduamente. Non abbandonate la comune adunanza, leggete la parola del Signore a casa, pregate per i credenti, per la Chiesa perseguitata. Questi sono pesi che può portare solo un discepolo del Signore trasformato, altrimenti si è solo religiosi. E la religione informa, non trasforma, Cristo trasforma. Che sia così per tutti voi e chi ci segue da casa. Amen. Bene, ringraziamo il Signore per quanto ha avuto a dirci anche questa domenica per bocca del pastore Giovanni. Io invito il gruppo Lode a prendere posizione così che possiamo anche continuare a lodarlo e vi invito ad alzarvi in piedi nel lodarlo. Fatta la tua volontà.
Tu sei la voce che ha creato il mondo in te. Tu sei il sussurro che parla al cuore mio. E fino a quando con te a casa io sarò e ti vedrò, confido in te. Io vivrò per amarti, io vivrò per lodare te, e avrò timore di te. Io vivrò per amarti, io vivrò per lodare te, e avrò timore di te, Padre. Solo tu sei Dio e Signore, solo tu degno sei tutto ciò che in me benedirà te. Solo tu sei Dio e Signore. Solo tu degno sei tutto ciò che in me benedirà te. Più grande amore di così mai troverò, salvarmi e liberarmi incrociando. E fino a quando con te a casa io sarò e ti vedrò, confido in te. Tutti hanno bisogno di un amore senza fine. La grazia sua su me. C'è grande bisogno di perdono e conforto del Dio che sa. Cristo muove le montagne, il Dio potente tu sei, Dio potente tu sei, per sempre dona la salvezza. Gesù la morte schiacciò e vittoria ci dà. Dimmi come sono, con tutti i miei timori, riempimi di te, questa mia vita che voglio dedicarti, credendo fino alla fine. Cristo muove le montagne, il Dio potente tu sei, Dio potente tu sei, per sempre dona la salvezza. Gesù la morte schiacciò
e vittoria ci dà. La tua luce sia sul mondo, Re. Cantiamo per la gloria di Dio Padre. Gesù, la tua luce sia sul mondo, Re. Cantiamo per la gloria di Dio Padre. Cristo muove le montagne, Dio potente tu sei, Dio potente tu sei, per sempre dona la salvezza. Gesù la morte scacciò e vittoria ci dà. Cristo muove le montagne, Dio potente tu sei, Dio potente tu sei, per sempre dona la salvezza. Gesù la morte scacciò e vittoria ci dà. Ci possiamo accomodare e sulla base di quello che abbiamo ascoltato oggi possiamo passare anche un tempo di preghiera, se c'è qualcuno anche che magari ha qualche piccola testimonianza, qualche piccolo pensiero proprio riguardo a quello che Cristo ha fatto nella nostra vita, possiamo passare del tempo insieme. Signore, perché veramente ti rivolgi a ognuno di noi, Signore, con la tua parola. Grazie Padre perché veramente ci ricordi che noi siamo peccatori, che abbiamo bisogno di te, abbiamo bisogno di essere trasformati da te, Signore. Noi ti chiediamo veramente di aiutarci, Signore, a togliere tutte quelle cose dalla nostra vita, dal nostro carattere, Signore, che non ti glorificano, Signore, che non ci permettono di avvicinarci a te, Signore. Ti chiediamo veramente di lavarci, di purificarci, Signore, di aiutarci, Padre, a sentire sempre di più il desiderio di assomigliare a te, Signore. E ti ringraziamo per ogni cosa, nel nome di Gesù. Amen. Signore, ci conoscerti e di poter vivere con te per
da ogni cosa che succedeva nella nostra vita, ma oggi sappiamo che tu hai il controllo assoluto del mondo, della nostra vita. Soprattutto, Signore, tu ti chiami i tuoi figli, cioè che si partecipi della tua santità e della tua gloria. E per questo ti ringraziamo oggi come Chiesa e ti ringrazieremo per sempre, perché tu ci hai dato di nascere di nuovo e di avere una nuova vita in te. Amen. Amen. Signore Gesù, io ti ringrazio perché nonostante i difetti del nostro carattere, nonostante i nostri peccati, Signore, tu ci hai amato, Signore, e hai iniziato la trasformazione in noi, Signore. Ti prego affinché tu possa darci di vedere dove sono i nostri sbagli, dove sono i nostri peccati, di vedere dove tu vuoi continuare ad operare nelle nostre vite, Signore. Ti ringrazio ancora. Amen. Suoi figlioli per l'eternità. Gesù è morto anche per voi, non indurite i vostri cuori più, perché il giudizio è su di voi, correte a Gesù. Gesù è morto anche per voi, non indurite i vostri cuori più, perché il giudizio è su di voi, correte a Gesù. Signore, questa è la nostra preghiera stasera. Noi che abbiamo già conosciuto la tua redenzione, noi che abbiamo già capito, come ha detto anche Giovanni, continuiamo a correre verso di te. Continuiamo ogni giorno a prendere la nostra croce, ogni giorno a morire a noi stessi, perché sappiamo che dentro di noi non c'è niente di utile oltre a te. Senza la tua potenza nella nostra vita, senza la tua redenzione, la tua purificazione, la tua santificazione, non siamo niente. Signore, aiuta quelli che non hanno ancora capito, quelli che stanno ancora provando di afferrare, cercando uno scopo nella loro vita. Signore, aiutali a capire che tu sei l'unica ragione di vita, tu sei l'unica cosa che vale la pena. Tutto il resto è spazzatura, tutto il resto che guadagniamo in questa vita è niente al di fuori di te. Signore, grazie per la tua redenzione, grazie per questo dono che tu ci hai donato, grazie per questa speranza che tu hai messo nei nostri cuori. La speranza di vita eterna, la speranza di redenzione, la speranza di riconciliazione con te. Signore, ti ringraziamo per tutto quello che fai per noi. Nel tuo nome santo preghiamo. Amen. Amen. Bene, ora ci possiamo alzare in piedi per cantare l'ultimo canto e quindi il gruppo lode che ci guiderà. Thank you.
E come ai giorni di Mosè, giustizia e pace vogliamo. Siamo in tempi di prova, di guerra, di fame e terrore. E siamo la voce che ancora grida, venire alla via del Signore. Gesù verrà nuvola, la tromba suonerà, di gloria splenderà, lo innalziamo, insieme giubiliamo, su monte Sion Gesù ritornerà. Come il tuo servo Ezechiele, il soffio di Dio attendiamo. E come il re Davide servo tuo, un tempio di lode innalziamo. E ora che c'è la raccolta, e i campi son bianchi oramai, e siamo i tuoi servi e raccolte, diamo venite intorno il Signor. Gesù verrà su di una nuvola, la tromba suonerà, di gloria splenderà, lo innalziamo, insieme giubiliamo, su monte Sion Gesù ritornerà. Gesù è il nostro Signore, 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 Gesù è il nostro Signore. Gesù verrà su d'una nuvola, la tromba suonerà, di gloria splenderà, lo innalziamo, insieme giubiliamo. Sul monte Sion Gesù ritornerà, Gesù verrà su di una nuvola, la tromba suonerà, di gloria splenderà, lo innalziamo, insieme giubiliamo. Sul monte Sion Gesù ritornerà, lo innalziamo, insieme giubiliamo. Sul monte Sion Gesù ritornerà. Non c'è? Grazie al gruppo Lode, poi ci possiamo accomodare. È stato davvero bello poter cantare al Signore, ascoltare la sua parola, e penso che una cosa bellissima che si può ancora dire, è che davvero Cristo trasforma le nostre vite. E per chi l'ha sperimentato, come me e come tanti di voi, davvero lo possiamo cantare a tutta voce, davvero. È una cosa che volevo aggiungere, oltre a quello che abbiamo visto già anche nella locandina, dove la religione che ci confonde, ci illude, ci porta fuori strada, e che anche dall'elenco che ha fatto il pastore Giovanni riguardo ciò che bisogna fare per capire anche se davvero siamo credenti, siamo stati trasformati, e anche passare più tempo possibile con questo libro meraviglioso che tanti di noi conosciamo bene, ma magari per quanti anche da casa ci stanno seguendo per la prima volta e si stanno chiedendo come è possibile essere trasformati. La parola trasforma, la parola, questa meravigliosa parola di Dio. E con questo vi auguro buona domenica, che Dio vi possa benedire, vi possa davvero guidare attraverso la sua parola, e arrivederci a domenica prossima alle ore 10.